Tu scegli il prezzo più basso? Oggi rispondo a Virginia che si presenta e mi descrive un po' la sua situazione. Alla fine fa questa affermazione. Alla fine dei conti, ciò che conta davvero è il prezzo. I clienti scelgono il prezzo più basso. Ora, questa affermazione in parte è vera perché non possiamo negarlo. Ne parlavo proprio nella pillola di ieri, quando parlavo delle imprese edili. Se noi dobbiamo comprare un iPhone e in un negozio costa 100 euro, in uno 200, in un altro 300 e il telefono è lo stesso, è ovvio che chi vincerà sarà sempre il prezzo più basso, perché se le condizioni sono identiche, non c'è bisogno di scegliere qualcosa che costi di più. Però attenzione, se le condizioni sono esattamente identiche. Perché? Perché nel negozio 1 costa 100, nel negozio 2 costa 120, nel negozio 3 costa 150, ma il negozio 2 me lo porta a casa, a quel punto ci sarà una piccola parte della clientela che spenderà 20 euro in più per farselo portare a casa perché non ha voglia di sbattimenti. Questo ovviamente è un esempio abbastanza banale, però il concetto è questo: a parità di condizioni viene sempre scelto il prezzo più basso, ma la verità è che le parità di condizioni sono davvero rare, perché nel momento che siamo dei professionisti, solo per il fatto di essere noi una persona, di fatto siamo unici e quindi siamo diversi dai nostri concorrenti. Allo stesso modo, se offriamo un servizio, difficilmente sarà identico a quello che hanno i nostri concorrenti. Quello che è uguale è la percezione che il cliente ha nei nostri confronti. Per cui se io sono un consulente, così come lo sono altri miei concorrenti, e le persone non ci conoscono, per loro siamo tutti consulenti. Se una persona mi segue sulle pillole e mi conosce, segue i miei video, le mie mail, difficilmente andrà da un altro consulente. È probabile che si rivolga a me perché mi conosce, quindi si è già creato un rapporto di relazione, di fiducia, sa come lavoro, sa chi sono, sa le competenze che ho. Mentre gli altri di fatto sono degli sconosciuti, quindi solo per il fatto di conoscermi e aver stretto una relazione, questo già è un qualcosa che ci differenzia. Sembra banale, ma non lo è, perché la relazione conta tantissimo. Faccio spesso l'esempio di mia mamma che va dallo stesso parrucchiere da 40 anni. Se gli aprisse un parrucchiere sotto casa che le tagliasse i capelli gratis, lei andrebbe comunque dal suo parrucchiere perché ha una relazione di fiducia così forte che non lo mollerebbe mai. Quindi, detto questo, torniamo al discorso basilare, ovvero che la scelta ricade sul prezzo più basso. Io vi chiedo, guardatevi attorno nella vostra stanza dove siete ora e ditemi se effettivamente tutto quello che avete è il prodotto col prezzo più basso nel mercato. Io scommetto, sono pronto a metterci la mano sul fuoco, che non è così. Voi avete dei prodotti che avreste potuto comprare qualcos'altro di più scadente, più economico, ma non lo fate, perché la verità è che la scelta del prezzo più basso ricade solo, lo ripeterò 100 volte, 1000 volte all'infinito, a parità di condizioni. Ed è per questo che quando vi proponete nel mercato dovete riuscire a differenziarvi, a risultare diversi dai vostri concorrenti, perché senza questa differenziazione voi risulterete uguali e la scelta ricadrà sul prezzo. Poi ci sarà sempre chi comunque cerca il prezzo basso, però il discorso sarà questo: posso comprare un iPhone, costa 1000, oppure posso comprare un Samsung che ne costa 500. Sappiamo che l'iPhone ha delle caratteristiche e il Samsung ne ha delle altre. Bene, ci sarà chi ne spende 1000 e ci sarà chi ne spende 500. Ora, non importa che noi siamo l'iPhone o il Samsung, l'importante è che siamo diversi, perché ci sarà appunto chi preferisce qualcosa e chi preferisce qualcos'altro. E questo vale sempre per qualunque tipo di business. Quindi, quando voi vi proponete nel mercato, fate in modo di riuscire a far capire ai clienti in cosa siete diversi, in cosa siete bravi, in cosa siete forti e in che modo siete la soluzione più adatta ai loro bisogni. Nel momento che il cliente comprende questo e capisce che voi davvero siete la soluzione più adatta al loro problema, allora sarà molto facile vendere nonostante il prezzo. Il punto da tenere a mente è che non tutti i clienti sono clienti in target. Se io voglio comprare un telefono e voglio spendere poco, non comprerò un iPhone. E tu puoi essere bravo quanto vuoi a vendere, ma io non lo comprerò perché voglio spendere poco. Quindi è vero che ci sarà qualche cliente che non verrà da voi perché opterà per il prezzo più basso, ce ne saranno molti di più che andranno dai vostri concorrenti perché danno un qualcosa di diverso che voi non date. Allo stesso modo ce ne saranno altri, se siete bravi, attratti da voi perché voi avete un qualcosa di diverso che i vostri concorrenti non hanno. E ciò che dovreste fare è semplicemente concentrarvi su questo tipo di clienti perché saranno quelli disposti a pagarvi di più, scegliervi senza fare meno storie e sono quelli che avranno più beneficio dal prodotto o servizio che voi gli date. Concentratevi su questo e le vostre vendite davvero schizzeranno alle stelle. Con questo è tutto, se avete trovato utile questa pillola, cliccate mi piace e condividete, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, è un po' che non lo dico, ma io mando tutte le mattine una mail alle 7 in punto, riceverete la mia pillola di business che si legge in 2-3 minuti solitamente, vi darà qualche spunto di riflessione da portarvi avanti tutta la giornata, gli argomenti sono simili a quelli dei video, per cui pilloledibusiness.com, iscrivetevi, è gratis, ci si iscrive con un click, ci si cancella con un click, si legge in pochi minuti e davvero vi aiuterà
per tutta la giornata a riflettere su un qualcosa che magari può effettivamente servire per il vostro sviluppo personale, la vostra crescita sia personale che aziendale. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao!